sento uno di voi. Io vivo in albergo, sto sabato e domenica, mi vedete in giro dalla città, la vivo pienamente per capire la filosofia di questa città, lo spirito di questa città. Ecco, qui c'è il Presidente, ho avuto modo di notare tante eccellenze, storico, paesaggistico, ho ricostruito un po' la storia, ho rivisitato, non ricostruito, non ricostruisco niente, ho rivisitato la storia di questa città. Ci sono tante anche eccellenze di carattere neuronico, intellettuale, e con quelle, ma non solo con quelle, penso che possiamo fare un percorso virtuoso, anche perché non è colpa mia, dovrò stare 2 anni, lo so, forse 2 anni e mezzo facendo i tempi di calcolo, e vorrei essere, ecco, costruire insieme a voi, non lo dovrei dire, sono un commissario, sono un prefetto della Repubblica, una democrazia partecipativa, la può fare pure un commissario la democrazia partecipativa, e costruire una migliore coesione sociale, una democrazia che si nutra anche di inclusione, di partecipazione fattiva. Non so quante ce ne fossi in passato, ecco, vorrei che anche se sono commissario aumentasse, anche attraverso Facebook, che cerco di colloquiare con la gente, dire venite al comune, parliamone, non possiamo sempre solo parlare con Facebook, con termini stringenti che portano a equivoci, magari a incomprensioni, però nemmeno posso diventare una sorta di, che dire, di servitore, ma voglio essere. Mi segnalano buche, riparami la buca davanti a casa mia, riparami il palo della luce davanti a casa mia. Io non posso fare questo, altrimenti perdo di vista quelli che sono gli obiettivi veri, gli obiettivi condivisi, il benessere sociale. Non posso preoccuparmi della buca. Questo va segnalato all'ufficio tecnico e vi invito tutta la città a farlo, perché è importante che voi compulsiate e stimolate i più uffici, a volte un po' sonnolenti, diciamo, un po' lenti. Ecco, anche perché sono cittadini di Marano come voi, non vedo perché non possiate sollecitarlo, lo dovete fare attraverso il commissario. Lo voglio pure fare, però ecco, aiutatemi ad aiutarvi nel migliore dei modi. Ecco, grazie.